quello che per me è stato importante è, come dire, il cinema ogni volta che è stato ripensato e formulato, non è che ogni volta ha avuto il tempo di ribattezzare la parte e il tutto con dei nuovi nomi propri. E questo per me voleva dire, il cinema ha sopportato con indifferenza, insomma, quella che poteva essere così una sorta di isteria da ridenominazione, fregandosene, anche quando appunto apparivano degli ordini di urgenza, non necessariamente la risolti appunto in termini di giusta posizione, appunto il cinema di consumo e non di consumo. Per me è sempre stato importante uscire appunto da dei contorni così angusti, ma del resto voglio dire, insomma, quando riesco a leggervi mi sembra che anche voi mettiate, non so, Judd Apatow, cioè, è quasi importante quanto, come dire, un cineasta, un artista che continua a fare i conti con il fatto che appunto, senza quella ridenominazione, quello che lui fa verrà chiamato un cinema d'autore, cinema d'essai, cinema sperimentale. Per me, io faccio fatica ogni volta che mi parlano di orizzonti, o adesso, e mi parlano di Cinemaxima e dice: ah, la vostra sezione di cinema sperimentale. A me, francamente, adesso, cioè non sto parlando cinema sperimentale, o le avanguardie anni 30, 40, soprattutto anni 60, ma insomma più delle avventure di un cinema arroccato in difesa di una identità che dovrebbe essere la continuazione ideale della storia dell'arte, credo come molti di voi interessa più un cinema che cerca di ridefinirsi ogni volta, perché appunto poi se vi parlo di denominazioni, se no, no, ma di denominazioni e di definizioni è perché cioè, il cinema è quella cosa che noi ci ostiniamo a chiamare cinema, ma che in qualche modo bisognerebbe ogni volta chiamare cinema più un pezzo. Quindi la programmazione di Cinemaxi, che poi vedete splendidamente illustrata da tutte le opere che passeranno soprattutto, perché ci sono alcuni film che passeranno sempre e soltanto al Maxi, è comunque quel linguaggio che riesce a essere, come dire, strumento per orientarci a tutte le immagini del presente, ma proprio perché è costretto a tenere conto in ogni momento, delle immagini create, inventate, rimesse in discussione, dagli altri linguaggi espressivi che gli sono vicini, quindi arti visive in primo luogo, architettura, musica, teatro, danza e forse ancora qualcun altro. Insomma, la cosa affascinante, per esempio, di poter contare su un punto di proiezione bello, in un luogo ancora più bello come il Museo delle Arti del XXI secolo, era quello anche di dire che, appunto, come nelle arti visive, non dobbiamo rimanere nostalgici del figurativo al punto di non. Poi appunto il non figurativo al cinema o quella cosa che è il cinema a bassa frequenza, anche lì che nomi usare, è un qualche cosa che certo rispetto appunto agli orizzonti più consueti andrebbe ogni volta trovato il modo giusto perché si rifletta sul piano delle forme e che quindi entri dentro una programmazione. Il cinema di consumo per me vuol dire confrontarsi con la possibilità di regolare all'oggi lo statuto di opera, cioè, dove a questo punto non ci sono soltanto, come dire,
le condizioni di produzione, i modi di produzione, ma ci sono anche dei valori da attribuire alla sua fruizione, alla fruizione di quell'opera e ai modi di fruizione. Mi sembra molto importante. Poi, naturalmente, se aggiungiamo che a tutte queste preoccupazioni che abbiamo cercato di buttare dentro, e davvero con questa squadra agguerritissima, che già lavorava qui alla programmazione, le persone che siamo riusciti a catturare, compresi appunto gli esperti che vengono da fuori Italia e che quindi hanno portato comunque uno sguardo inconsueto, insomma, per come funzionano i festival italiani, beh, in qualche modo, beh, tutti quanti abbiamo avuto troppo poco tempo per sperimentare dei modi nuovi, per dinamizzare, come dire, la relazione vera con, non soltanto, io lo ripeto sempre, delle volte ho un po' paura che sembri una formuletta buona a tutti gli usi, però è vero che l'importante è capire sempre come imposti, come dinamizzi, come rinnovi il contratto con chi i film li fa, con chi li fa circolare, ma anche molto con chi li va a vedere. Per me è sempre stato fondamentale non considerare gli spettatori come una risposta, cioè il festival ha avuto, come se parliamo dei numeri, no, dei festival, il festival ha avuto dei numeri molto alti perché magari appunto hai azzeccato quei 15 film che erano i film che tutti si aspettavano di vedere. A me è sempre interessato considerare gli spettatori come una domanda e quindi andare a capire fino a che punto il dialogo ha funzionato, fino a che punto siamo riusciti, come dire, a magari fare 5 passi avanti e poi ci siamo messi ad aspettare di essere raggiunti dai gruppi di spettatori sensibili, attivi.